Ora abbassiamo, come richiesto dal problema, il coefficiente d'attrito statico a 0,20 in modo che il sistema scivoli. Il sistema infatti scivola perché ricalcolando la nuova forza d'attrito statico massima con 0,20 abbiamo 7,8 N che è minore di 9,8 N, quindi minore di mg, di questo qua. E quindi l'attrito non riesce a raggiungere quel valore che tratterebbe fermo il sistema. Perciò il sistema si muove. Però attenzione che se il sistema si muove l'attrito non è più quello statico che abbiamo calcolato qua, 7,8 N, ma va ricalcolato perché diventa attrito dinamico. Infatti sappiamo che quando un sistema si muove l'attrito diminuisce leggermente perché passa da statico a dinamico. Lo ricalcoliamo, FA dinamico, con il coefficiente d'attrito dinamico che avevamo detto prima era 0,10, un po' meno di quello statico. E quindi questa forza d'attrito dinamico è di 3,9 N circa. Ed ecco qua che la legge di Newton del sistema intero prevede le forze esterne che sono il pesetto 9,8 N e l'attrito dinamico 3,9 N. Qui ho riscritto le due equazioni di Newton per il carrello e il pesetto, e questa è quella per il sistema intero. Le due incognite, sistema lineare 2x2, e esattamente come prima, questa è la equazione per il sistema intero ottenuta con il metodo della riduzione sommando membro a membro le due equazioni di prima. Il vantaggio di usare questa equazione è che c'è un'incognita sola, l'altra incognita, la tensione della corda, è sparita perché quando noi guardiamo il sistema come chiuso in un sacchetto nero non vediamo le forze interne. Da qui possiamo subito calcolare l'accelerazione del sistema dividendo questa quantità, cioè 5,9 N, questa differenza, dividendola per 5 kg e otteniamo circa 1,2 m al secondo quadrato. Dopodiché, per calcolare la tensione della corda, possiamo utilizzare indifferentemente la prima o la seconda equazione del sistema, andandoci a sostituire questo valore per l'accelerazione. Quindi andiamo a sostituire 1,2 m al secondo quadrato qui, ricaviamo T, che è quindi MA più FA, andiamo a metterci i numeri, massa del carrello 4 kg, l'accelerazione che abbiamo appena trovato e la forza d'attrito che ricordiamo è l'attrito dinamico che abbiamo trovato poco fa, 8,7 N la tensione della corda. Andiamo a sostituire lo stesso valore di accelerazione nell'altra equazione, ricaviamo T che risulta MG meno MA, MG 9,8 N, MA la massa del carrello 1 kg per l'accelerazione, 8,6 N. Questi due valori dovevano venire identici, non lo sono soltanto perché abbiamo fatto diverse approssimazioni durante i calcoli. Per esempio, questo 7,8 N in realtà era 7,84 e questo 3,9 era un 3,92. Anche questa accelerazione era 1,18. Perciò se uno rifà i calcoli prendendo più cifre decimali, queste due tensioni vengono esattamente uguali. Per esempio, se uno fa i calcoli con il file Excel e lascia al programma Excel di fare i calcoli automaticamente con 12-15 decimali, allora queste due tensioni vengono perfettamente uguali. Come ultima osservazione notiamo che i valori trovati sono tutti ragionevoli. Infatti, cominciamo per esempio dal pesetto. Il pesetto è sottoposto a 9,8 N che lo tira in basso, e ha una tensione che è circa 8,6-8,7 N che lo tira in alto. Vince la forza che lo tira in basso, quindi il pesetto è sottoposto a una forza risultante verso il basso che lo fa accelerare in basso. Cioè il pesetto accelera verso il basso con 1,2 m al secondo quadrato perché la forza che lo tira in basso supera la forza che lo tira in alto. Allo stesso modo il carrello accelera verso sinistra, sempre con 1,2 m al secondo quadrato, perché la forza che lo tira a sinistra vince sulla forza che lo tira a destra. Infatti la tensione è circa 8,6-8,7 N e la forza d'attrito dinamico è 3,9 N. Quindi il carrello è sottoposto a una forza totale verso sinistra che lo fa accelerare. Insomma, in poche parole, MG vince su T e il pesetto accelera in basso, T vince su FA e il carrello accelera a sinistra. Come ultima osservazione notiamo che se non ci fosse la corda o se improvvisamente si spezzasse, il pesetto cadrebbe in caduta libera, 9,8 m al secondo quadrato di accelerazione,
Invece, per colpa o grazie alla presenza della corda che fa questa forza verso l'alto, il pesetto accelera verso il basso molto meno, quindi non accelera in caduta libera con l'accelerazione di gravità G, ma accelera soltanto con accelerazione 1,2 metri al secondo quadrato.